Giampaolo al termine di questa gara persa dalla Futsal Vasto 3-1. Giampaolo, però, guarda, dall'esterno si è visto una bella squadra. Se devo appuntarti io dall'esterno qualcosa, forse per i giovani, un po' di cazzimma, come dici tu, un po' di cinismo, un po' di essere più crederci un po' in quello che fanno, perché comunque abbiamo visto una bella squadra, anche i sostituti che hai messo sono entrati belli tosti, volenterosi, però ci è sempre mancato qualcosina in più. Era quello che chiedevo prima della gara, di stare attenti soprattutto sulle mezze palle, sui contrasti. Qualche volta ci è andata bene, abbiamo preso gol su un paio di contrasti persi e poi su una bella palla sul primo gol imbucata centralmente per il loro pivot. Diciamo che il dato anagrafico ha pesato. Ho visto un Casalbordino più cattivo a livello agonistico, più, diciamo, decisivo sui secondi palloni, sui palloni vaganti. Noi siamo stati un po' troppo morbidi, forse paghiamo l'inesperienza del dato anagrafico. Tutto qui, però, diciamo, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Mi hai anticipato, paghi il dato anagrafico e mi hai anticipato una domanda. Sei convinto sempre della scelta di giocare con questi ragazzi under 19 che praticamente hanno fatto il campionato l'anno scorso e molti giocheranno anche stasera stessa, ricomincia il campionato dell'under 19. Sei quindi sempre convinto oppure vorresti qualcosina? La stessa domanda l'ho fatta anche a Fabio, se gli mancava qualcosa. Fabio Conti lui ha detto che gli manca un centrale, vorrebbe un centrale. No, poi non manca niente, è un progetto a lungo termine, è normale che all'inizio si possono avere problemi di esperienza, però la società ha dato questo indirizzo, ha avallato da tutto il direttivo, continuiamo con i ragazzi, valorizzazione dei ragazzi, noi sappiamo che è un progetto biennale, triennale, tra 2 o 3 anni questa è una squadra che può crescere, deve crescere e sarà protagonista nei prossimi campionati. Ci vuole solamente un po' di tempo, è normale che adesso nello spogliatoio c'è il buio, i ragazzi sono abbattuti, però già li ho rincuorati, non è successo niente, abbiamo perso 3 punti, poteva venire un pareggio, poteva venire anche una vittoria, ci prepariamo per le prossime gare, andiamo avanti, la società ci dà fiducia e continuiamo sulla valorizzazione dei giovani. Non ci interessano più mercenari, non ci interessano più gli over 40, siamo una squadra che deve giocare con il proprio settore giovanile, altrimenti il settore giovanile non avrebbe senso. L'ultima battuta e ti lascio, che per noi è molto importante. Abbiamo visto esordire sulla maglia della Futsal Vasto la scritta Avis, sponsor Avis. Fai una battuta perché tu sei molto sensibile. E ho avuto un passato, diciamo, nel direttivo Avis e poi sono uscito per altre problematiche personali e siamo sensibili alla donazione del sangue. Secondo me, io sono un donatore da tanti anni, dobbiamo sicuramente far passare il messaggio che donare il sangue significa dare speranza e dare vita a persone che hanno bisogno del nostro sangue, del sangue dei donatori. Ringrazio il presidente dell'Avis, Antonio Pietroniro, che ci ha dato questa possibilità di mettere sulle nostre maglie della prima squadra il logo Avis che noi portiamo con grande affetto e con grande sensibilità. Allora, intervistiamo Fabio Conti, mister del Real Casale, che oggi ha sbancato, no, gli avversari del Vasto vincendo 3-1. Fabio, bella partita, stavamo appena dicendo, molto agonistica, corretta, corretta, ci sta lo sfottò, ma del resto ci sta. Aggiungo anche un'altra cosa, voi siete la corazzata del girone, fai tutti gli scongiuri del caso, non mi dire di no, voi siete la corazzata del girone, l'avete dimostrato, una squadra bella tosta, compatta. E avete portato a casa appunto un bel risultato 3-1 che vi comincia a proiettare in testa alla classifica. Come l'hai vista e cosa ne pensi? Buon pomeriggio a tutti. È stata sì una bella partita, agonistica però corretta. Non ci sono stati episodi di incomprensioni o litigi. È stata una bella partita.
Faccio complimenti al Futsal Vasto perché secondo me oggi ha fatto davvero una bella partita. Anche noi abbiamo fatto una bella partita. La corazzata, siamo un'ottima squadra sulla carta, hai ragione, però le partite poi si vincono e si giocano in campo. Tra il dire e il fare, insomma, bisogna poi portare in pratica quello che realmente siamo. Come hai detto, siamo un'ottima squadra, è fuori di dubbio, ma non siamo né i favoriti, perché poi le partite, come ti ho detto, vanno giocate. Fabio, l'ultima domanda e ti lascio andare. Una domanda secca: ti manca qualcosa? Vorresti ancora qualcosa? Ipoteticamente, no, sappiamo com'è il calcio a 5, pochi giocatori, c'è un bel movimento in zona Chieti Pescara, quindi sappiamo nelle nostre zone chi c'è. Ti mancherebbe qualcosa? Vorresti qualcosa? Un'altra persona in più? Allora, l'unico ruolo in cui sono scoperto che ho solo un giocatore è il centrale, che fortunatamente abbiamo Mauro Gaspari, che è un ottimo giocatore per questa categoria, diciamo che è quasi un lusso. Purtroppo però solo lui, non ho alternative valide. Sì, posso adattare qualcuno, invece per gli altri ruoli sono coperto in qualsiasi ruolo, diciamo, ho tutte doppia scelta, ho davvero un'ottima rosa, ma non solo a livello numerico, anche a livello comportamentale, sinceramente non mi posso proprio lamentare. Grazie.